quasi. Qui con noi il cronista televisivo, che è il signor Magnisio Donato, che lavora su Teleblu, Telefoggia e su altre emittenti, che provvederà a presentarvi la squadra. E gli cedo la parola. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare qualsiasi presentazione, credo sia doveroso invitare il signor sindaco, la signora Maria Giannini. Buonasera. Buonasera sindaco, e abbiamo l'assessore allo sport Graziano Minutillo. Insieme vorrei invitare sicuramente il numero uno di questa realtà calcistica dei nostri piccoli comuni. Anche io sono di Sant'Agata di Puglia, quindi vengo da realtà di piccoli paesi. Siamo innamoratissimi dei paesi dove siamo nati, e credo che uno degli artefici principali che non solo ha l'amore per una squadra, quindi fa sport e aiuta tanti ragazzi anche nel sociale, ma ama il proprio paese, è il del Luciano Acquaviva, e lo prego di avvicinarsi. Grazie Luciano, se puoi venire. Intanto che ci raggiunge, io passerei la parola al sindaco, sia per un saluto credo doveroso ai tanti amici, anche alla squadra, ma così lei ci può spiegare un po' da vicino a qualcuno che magari viene da fuori la realtà di un po' di Celle San Vito, ma anche quello che si sta facendo per lo sport e per il calcio. Buonasera a tutti, grazie a tutti che siete venuti a Celle San Vito, perché per noi vedere tanta gente, insomma, non siamo tanti abituati, però quando venite ci fa sempre piacere e siamo sempre onorati ad ospitarvi. Io vi voglio soltanto dire qualcosa sulla squadra. Io alla squadra, diciamo specialmente al presidente, devo dire grazie, perché è riuscito a mettere su una squadra con molti sacrifici, logico. Qui per fargli vivere questa atmosfera, che nei paesi è un'atmosfera particolare. Certo, la vivono i residenti, quelli che vengono in questa occasione e tornano di nuovo, ma sono occasioni che aria che nelle nostre città purtroppo si sono perse. Far rivivere questi valori è molto importante. Presidente onorario Giannini Leonardo, che credo sia doveroso fare un applauso, così come pure credo sia il fratello del sindaco Giannini Vito, che è il vicepresidente. Poi abbiamo dei dirigenti, Daloi Aurelio, e addirittura vengono a dare manforte, visto il numero risicato abbiamo di persone, ma non è un problema perché noi dei paesi siamo abituati ad essere pochi ma forti. Quindi c'è Di Stefano, Alberto, Viglione, Pasquale e Riccio Mario, che ci vengono a dare una mano da Faeto, e farei un applauso. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutta Faeto, ma anche tutta Castelluccio Valmaggiore, e sono felice che il sindaco ha fatto il nome, non l'ha fatto però, del sindaco di Castelluccio Valmaggiore, il nostro amico Rocco Grilli, che davvero dà una mano anche al Celle San Vito. A questo punto credo che sia doveroso presentare tutta la squadra, almeno i presenti, e in primis uno degli che speriamo sia anche l'artefice, noi ce lo auguriamo sempre, di ottimi risultati, di venire qui vicino a me. Non gli faremo domande per evitare di prolungarci ancora, e quindi adesso chiamo la lista di tutti i calciatori. A iniziare dal nuovo portiere Antonio Colantonini, che probabilmente, diciamo, perché poi sarà il mister a decidere, difenderà la porta del Celle San Vito in questo campionato. Ve lo dico per quelli che magari masticano poco il calcio dilettantistico, è un campionato regionale di prima categoria, sono presenti 16 squadre, e quest'anno abbiamo la fortuna, di solito succedeva nel campionato di seconda categoria che erano tutte della provincia di Foggia, abbiamo ben 12 società della provincia di Foggia, quindi il calcio non è in crisi nella provincia di Foggia, e solo 4 che vengono dal nord barese, sono 2 di Molfetta, una di Andria e una di Barletta. Poi c'è questo è un giocatore nuovo, viene quest'anno, poi c'è una vecchia conoscenza, Punzo. Siamo ancora altri nuovi, vieni qui Antonio, vieni qui, che poi chiederemo qualcosa anche a loro. I nuovi ancora, Palazzo,
Cardone D'Emilio. Altri giocatori esperti: Testa e Belluna, direttore sportivo. Un altro nuovo militava qualche anno fa nella Nuova Daunia, quindi Piscitelli. Il giovane anziano del gruppo, Giannini. Prima di continuare credo che sia doveroso fare una domanda a Giannini, oltre che un amico, è un ragazzo che già da tanti anni, non solo dal punto di vista agonistico, quindi strettamente calcistico, ma anche dal punto di vista affettivo, sono tanti anni che segue Luciano e quindi c'è l'San Vito. L'anno scorso si è sofferto, per te che da tanti anni segui questo bel progetto del presidente, cosa ne pensi tutto sommato dell'organico della squadra di quest'anno? La squadra sicuramente quest'anno rispetto a quella dello scorso anno è sulla carta più forte, per cui è normale che il campo è quella che alla fine dirà se è veramente così. Quindi auguriamoci che non ci sia la sofferenza ma che addirittura ci sia la gioia. Grazie. Vecchia, un altro giocatore nuovo. Cinque Palmi, che era già presente l'anno scorso. È uno dei giocatori più rappresentativi, è sceso di categoria, ma non per questo non gli vale, anzi addirittura a me, per conto mio, può stare anche in categorie superiori, ed è Antonio Cognetti, che l'anno scorso ha disputato il campionato di promozione con il Torre Maggiore. E abbiamo anche Scopece. Questi sono i presenti questa sera, ma mi preme sottolineare anche alcuni altri giocatori che sono assenti per varie motivazioni. Parlo di Bruno, Cavaliere, Colotti, Francavilla, Tucci, Palmieri, Quaglione e basta. Questo è l'organico di quest'anno. Prima di chiudere, di fare un in bocca al lupo, naturalmente lo ripeto, non chiamerò Luciano Acquaviva, però io dal cuore mio ritengo bravo proprio che l'applauso più forte sia per il presidente Luciano Acquaviva, che almeno avvicinati, non ti farò domande. Credetemi, lo conosco da tanti anni, è un sanguigno, uno genuino, però non si discute l'amore per il proprio paese e per la propria terra. A lui faccio un augurio, e a chi vuole vedere questi filmati saranno presto su Telefoggia, ma anche sui siti internet e su Facebook, ci saranno le immagini e le interviste. Quindi credo di chiudere così e dare spazio poi alla musica. Ringrazio di nuovo il presidente Luciano Acquaviva, tutti i calciatori, l'amministrazione comunale, il mister Giulio Forte. Forza Celle San Vito e auguri!